Cari amiche e cari amici di radioernica.com, buonasera, siamo presso il teatro del Convitto Principe di Piemonte, è il 24 marzo 2011 e il Circolo Arci Evelin ha organizzato un'ennesima manifestazione per celebrare il 150° dell'Unità d'Italia. Siamo in compagnia del consigliere comunale Sandro Sansoni, Baldassare Sansoni, che appunto può illustrarci i connotati di questa iniziativa musicale di stasera. Allora Sandro, innanzitutto buonasera da parte di tutti gli amici di radioernica.com. Di che cosa si tratta questa iniziativa? Questa iniziativa si inserisce nella serie di, come dire, di manifestazioni che abbiamo organizzato come Circolo Arci per celebrare il 150°, per partecipare anche noi in Italia al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Come è noto abbiamo allestito una mostra di bandiere risorgimentali che sta avendo un discreto successo e ci sono appunto questa serie di iniziative, questo concerto. Domani sera ci sarà la proiezione di un documentario sull'Unità d'Italia e concluderemo le nostre manifestazioni domenica pomeriggio con una relazione del consigliere di Cassazione Lotito che ci parlerà della Costituzione italiana come elemento unificante della nostra collettività. Come Circolo Arci abbiamo voluto anche noi inserirci in questa celebrazione perché lo riteniamo cosa importante e oltretutto dare anche qualche elemento di conoscenza come appunto quello della storia delle bandiere risorgimentali che sono esposte, che anzi invito tutti ad andare a visitare perché credo che sia veramente una cosa interessante, a dare il nostro piccolo contributo a questa manifestazione, a queste celebrazioni. Dove e fino a quando è aperta la mostra delle bandiere risorgimentali? La mostra è aperta presso la sede del Circolo Arci e sarà aperta fino a domenica sera quando chiuderemo appunto questi 10 giorni di nostre manifestazioni come contributo al 150° anniversario. Con questa iniziativa di questa sera si approfondisce anche il tema musicale legato alle musiche patriottiche, ma non solo alle musiche patriottiche. Innanzitutto, se ci vuoi illustrare questa iniziativa? Assolutamente. Come è noto, la musica ha avuto un'importanza fondamentale, basta pensare a Verdi, in tutto quello che è stato il processo di liberazione dell'Italia che ha condotto appunto poi all'unificazione del paese. E quindi una serie di canti e di musiche risorgimentali credo che facciano parte della nostra cultura, della nostra tradizione e di questa bella storia del Risorgimento. Con questo abbiamo di concerto con il Conservatorio di Frosinone, che credo che ad Anagni dovremmo in qualche modo trovare il modo di coinvolgere di più in iniziativa, addirittura si potrebbe pensare ad una stagione concertistica con l'orchestra del conservatorio o manifestazioni di questo genere. Abbiamo organizzato questo bel concerto che è diretto dal maestro Zampieri, che è un concerto fatto da ottoni e percussioni, fatto da un'orchestra di ottoni e percussioni che ha una notevole notorietà ormai in provincia e che io ho avuto modo di ascoltare più volte ed è veramente uno spettacolo interessante. Senti Sandro, un'ultima domanda. Da uomo delle istituzioni e da uomo e professionista impegnato anche nel sociale, quale è il significato del 150° anniversario dell'Unità d'Italia oggi per una persona come te, con la tua storia, con la tua tradizione, e che significato dovrebbe attribuire ogni italiano, ogni nostro concittadino a questa ricorrenza? Beh, io credo che oggi parlare del processo risorgimentale è un fatto assolutamente importante e rivoluzionario, cioè far capire, ecco per esempio la storia delle bandiere, far capire che dietro ognuno di quei pezzi di stoffa c'è una storia che è fatta di sangue, di idee, di sacrifici, di uomini che hanno lottato. E oggi con l'Italia che è ridotta così nello stato miserando in cui è questo nostro povero grande paese, io credo che sia molto importante risalire a quelle che sono state le radici della nostra storia, le radici della nostra unificazione, a tutto quello che in fondo ci lega e ci mette insieme. Credo che questo è il significato di queste celebrazioni e in questo senso anche noi appunto abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo. Bene, noi ti ringraziamo Sandro. Grazie per questo tuo breve contributo, ti auguriamo un buon ascolto e auguriamo anche a tutti voi, cari amiche e cari amici di radioernica.com, di godervi questa bellissima manifestazione. Buonasera. Grazie.